state dette già veramente tante cose, quindi ruberò davvero poco tempo. Noi oggi siamo qui fondamentalmente per due motivi. Il primo è per dare un tratto distintivo rispetto alla manifestazione che c'è stata ieri. Noi vogliamo comunicare a questa città quello che sta accadendo e quello che è successo ieri. In una città in dissesto, dove il debito ammonta a 1.600.000.000 di euro, c'è stato il coraggio da parte di chi ha governato questa città e da parte di chi ha consegnato le chiavi di questa città ai privati, privatizzando soprattutto i servizi. Hanno avuto il coraggio di manifestare ieri, partendo dalla Villa Bellini, un corteo di circa 250 persone, tutti insieme. Tutti quelli che hanno creato il debito in questa città si trovavano a braccetto, uno accanto all'altro, dicendo che il dissesto è un qualcosa quasi che non gli apparteneva. Ecco, noi oggi siamo in piazza per dare questo tratto distintivo, per dire che il debito è stato creato da chi ieri è sceso in piazza e ha sfilato per la Vietnea. Siamo qui in piazza per dire che i responsabili di questo debito e di questo dissesto sono gli stessi che appartengono ai partiti che hanno governato questo paese di centrodestra e di centrosinistra. Sono gli stessi che hanno votato, come è stato detto, il pareggio del bilancio in Costituzione, il federalismo fiscale, il fiscal compact, il patto di stabilità. Sono gli stessi che negli anni hanno strozzato la vita di milioni e milioni di lavoratori e di lavoratrici. Sono gli stessi che hanno messo in ginocchio questa città, gli stessi che continuano a dimenticare i quartieri popolari e le periferie di questa città, gli stessi che utilizzano i quartieri e le periferie di questa città, ghettizzando gli abitanti e utilizzandoli solo come bacino elettorale per le elezioni ogni 5 anni. Ogni 5 anni centrodestra e centrosinistra in questi anni di governo hanno fatto le loro passerelle politiche nei quartieri popolari e nelle periferie, chiedendo voti, pagando profumatamente, accordandosi con i signorotti dei vari territori, solo in cerca di voti. Dopodiché, il giorno dopo le elezioni, i quartieri e le periferie hanno continuato a versare in uno stato pietoso di disagio sociale, di disoccupazione e di assenza di servizi. Noi oggi siamo in piazza per dare questo tratto distintivo. Noi siamo quelli che in questi anni e ogni giorno ci spendiamo affinché questa città possa essere una città diversa. Proponiamo ogni giorno solidarietà popolare, attività sociali nei quartieri, dei doposcuola, gli sportelli per i lavoratori e per chi casa non ne ha e rischia lo sfratto ogni giorno. Questa è la città della mafia, è la città di Ciancio, è la città del centrodestra e del centrosinistra, ma è anche la città di tutte e tutti coloro oggi si ritrovano qui. E questo è il secondo messaggio che vorrei lanciare a questa piazza, un messaggio di amore, di solidarietà, di mutuo soccorso. Un messaggio di lotta, un messaggio di organizzazione tra chi in questa città e in questo paese è sfruttato, perché quelli che oggi sono qui sono gli stessi che pagano la crisi da diversi anni per colpa delle politiche nazionali e non solo, per colpa di chi ha governato questa città. Noi invitiamo tutta la cittadinanza, tutti coloro che in questo momento stanno passeggiando in Vietnea, si ritrovano a Piazza Duomo, di unirsi a noi, perché non c'è più tempo per attendere, non c'è più tempo per dare fiducia alle stesse identiche persone che in questi anni hanno distrutto e creato disagio sociale in questa città. Vorremmo che tutti voi, tutti coloro che si trovano qui in zona, si unissero a noi, si unissero a questo grido di battaglia, si unissero a questa idea di una città diversa, di un'alternativa valida, politica e sociale, che parta dal basso, che parta dalle zone di questa città disagiate, che parta dai lavoratori e delle lavoratrici, che parta dai disoccupati, dai precari, dalle donne che ogni giorno vivono sulla propria pelle un doppio sfruttamento e una doppia oppressione. Vi invitiamo ad unirvi a questa lotta e vi invitiamo a tutti gli appuntamenti che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane ci saranno. Sabato pomeriggio alle 17:00 dalla Villa Bellini partirà un corteo,
Un corteo non di Pogliesi, di Bianco e dei sindacati confederati. Partirà un corteo delle stesse persone che sono in questa piazza oggi, le stesse persone che amano questa città e per questo che non vanno via nonostante le difficoltà, le stesse persone che ogni giorno si rimboccano le maniche e le mettono nella merda laddove c'è disagio reale, stando a contatto con le persone che soffrono realmente, perché noi il disagio lo conosciamo, perché veniamo da quei quartieri e da quelle periferie, perché con gli abitanti dei quartieri e delle periferie ci lavoriamo ogni giorno, proviamo a soccorrerli, proviamo ad aiutarci l'uno con l'altro, proviamo ad organizzarci dal basso. Sabato partirà questa manifestazione, ma dovremo essere di più di quelli che c'erano ieri in piazza, dovremo essere molti di più, perché dobbiamo dimostrare che in questa città non esiste solo Pogliese, non esiste Bianco, così come non esiste Stancanelli, non esiste Scapagnini, esistono tante persone, uomini e donne, ragazzi e ragazze, che amano questa città e che vorrebbero vederla splendere, vorrebbero una città piena di servizi pubblici, senza privatizzazioni, senza mafia, senza inciuci. Allora continuiamo questa lotta, uniamoci tutti quanti e andiamo avanti, grazie.